bellissima giornata qui a Amsterdam, condizioni ideali per le due squadre e per i tifosi pronti a assistere a questa sfida alla Johan Cruyff Arena. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, con cui commenterò il match di oggi. Coppa Internazionale Europea che sta per emettere il suo ultimo verdetto. Oggi conosceremo il nome della squadra vincitrice. Entrambe ci terranno a fare bella figura e ovviamente vorranno portare a casa il massimo risultato. Sono state protagoniste di un eccellente torneo, dimostrando già di aver raggiunto un livello di condizione più che buono. I tifosi si staranno fregando le mani in attesa che inizi la stagione. Intanto, oggi possono godersi questa finale. L'11 di partenza scelto dal tecnico per questa sfida. 4-4-2 la scelta del tecnico per questa sfida. Hanno deciso di partire con un modulo più prudente, ma non è detto che le cose non cambino in corso d'opera. Sembrano voler adottare anche oggi una tattica incentrata sul pressing, almeno a giudicare dallo schieramento iniziale. Evidentemente è quella che a loro dà maggiori garanzie. Credo di sì, Pier. Il tecnico deve aver fatto le sue scelte e ritenuto che questa fosse quella giusta per sfruttare al meglio il potenziale di cui dispone. La Coppa Internazionale Europea, sulla quale calerà ufficialmente il sipario dopo la sfida di oggi. Di solito in questi casi si dice che si tratta dell'ennesimo trofeo di preparazione, ma sei d'accordo o c'è di più? In parte sì, Pier. Abbiamo comunque visto come le squadre ci tengano a non deludere i propri tifosi. Ovvio, siamo nel pieno della preparazione, le gambe sono ancora pesanti, ma abbiamo comunque assistito a delle partite d'alto livello, ben giocate. C'è l'errore, palla recuperata. Passaggio sbagliato questo. Prosegue la sua azione. Palla girata sulla corsia. Buona qui la lettura del difensore. Occhi puntati su questo giocatore, potrebbe rivelarsi davvero decisivo. 4 gol nelle ultime 3 gare è il suo biglietto da visita per questa sfida. Roba da far tremare le gambe ai difensori avversari. Occhi al pallone per il possibile vantaggio. È arrivato subito il gol dell'1-0. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Delusione qui sul volto del tecnico dopo il gol subito. Prova a incitare comunque i propri giocatori. Non è ancora finita. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Kramer. Avanza, palla al piede. Potrebbe andare al cross. Occhio alla palla gol. Avvio di match scoppiettante, non siamo nemmeno a metà primo tempo e entrambe le squadre hanno già trovato il gol. Pareggiano i conti con questo gol e l'impressione che ne vedremo degli altri. E per come si è messa la partita c'è ancora molto da giocare. Gol nato sugli sviluppi di questo cross. Come possiamo rivedere da queste immagini, una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Vediamo qui la reazione del tecnico al gol del pareggio che riapre di fatto il match. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1.
Passaggio impreciso, pallone intercettato. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Regola palla grazie a un buon tackle. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. E infila il portiere. Hanno sfruttato nel migliore dei modi il pallone recuperato in precedenza. Ottimo il pressing qui. Stava schiacciando un pisolino qui, eh? Lesto l'avversario a rubargli la palla, a far ripartire l'azione che ha portato al gol. Un errore davvero grossolano. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Sta avanzando. Il difensore ti fa saltare. Pericolo! Pallone spazzato via bene dalla difesa. Possono cominciare una nuova azione. Saimak. Buono qui il giro palla. Cerca con questo lancio in profondità. Attenta qui la difesa. Super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto questo in questa parata. Scambia corto sul compagno. Intervento fondamentale in area di rigore. Perde palla. Si è alzata la bandierina dell'assistente, dunque fuori gioco millimetrico sembrerebbe. Ci vuole preparazione, occhio. Gioco fermo. C'è fuori gioco. Grande chiamata dell'assistente. Non era facile in diretta. Ha interrotto una buona occasione da gol. Pallone riconquistato dalla squadra avversaria. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova ad attaccare sulla corsia. Occhio alla conclusione. Sicuro? L'intervento del portiere che fa impresa. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Cerca il sostegno dei compagni. Non riescono a tenerla. Ci sono metri per andare. Si aprono spazi, attenzione. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Ha preso la mira e ha battuto il portiere. Tutto molto bello, sia il contropiede sia la conclusione finale. Replay che evidenzia le straordinarie doti fisiche e atletiche di questo giocatore. Si è involato e nessuno è riuscito a fermarlo. Uno spettacolo! Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. Saimak. Ha
apre sulla fascia. Ancora la circolazione di palla. Saimak. Intervento efficace. Si giocherà ancora per due minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Girata di testa che finisce largamente sul fondo, da apprezzare soltanto il tentativo. È salito bene in aria, ma non è riuscito a colpirla come avrebbe voluto. Buon lavoro qui del difensore. Il primo tempo della Coppa Internazionale Europea si è concluso in parità e la ripresa sarà certamente emozionante. Ne sono sicuro, Pierre, entrambe le squadre sono fortemente motivate a iniziare al meglio la stagione. Al pallone per il possibile vantaggio. È arrivato subito il gol dell'1-0. Avanza, palla al piede. Potrebbe andare al cross. Occhio alla palla gol. Avvio di match scoppiettante, non siamo nemmeno a metà primo tempo e entrambe le squadre hanno già trovato il gol. Pareggiano i conti. Buona palla grazie a un buon tecco. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. E infila il portiere. Hanno sfruttato nel migliore dei modi il pallone recuperato in precedenza. Ottimo il pressing. Attenta qui la difesa su un cross che poteva diventare pericoloso. Super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto questo in... Hanno l'occasione, attenzione! Ha preso la mira e ha battuto il portiere. Tutto molto bello, sia il contropiede sia... Occhio in mezzo, può cercare il cross. Girata di testa che finisce largamente sul fondo, da apprezzare soltanto il tentativo. È salito bene in aria, ma non è riuscito a colpirla come avrebbe... Stefano, inizia il secondo tempo della finale della Coppa Internazionale Europea. Sì, fra poco sapremo chi alzerà il trofeo. Ancora un passaggio perfetto. Continuano a far girare il pallone. Pare affaticato adesso. Guadagna metri verso l'area. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Ha cercato il gol con una botta dalla media distanza. Conclusione potente ma imprecisa. Non l'ha colpita benissimo. Ne è uscito fuori un tiro che non ha spaventato il portiere.
hanno messo a segno un colpo importante con l'acquisto di un calciatore sul quale c'erano gli occhi anche di altri club. Volevano un giocatore in quel ruolo e sono riusciti a bruciare la concorrenza. Perfetto oggi le passaggi. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki-taka. Occhio qui. Traversa, pallone ancora in gioco. Sventa qui la minaccia. Potrebbe andare al cross. Saimak. Avanza, palla al piede. Non può sbagliare da lì. Che tuffo del portiere! Si preparano al cambio. Palla verso il centro dell'area. Punta la porta. Può essere il gol del vantaggio. Attenzione, il pallone lì. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Possiamo rivedere le fasi finali dell'azione che ha portato al gol. Bravo l'attaccante ad avventarsi sulla respinta e a crederci, battendo il portiere. Provvidenziale, peraltro, sulla prima conclusione non poteva far di più per evitare il gol. Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. 3-2, partita molto spettacolare. C'è il recupero del pallone. Gran palla. Può colpire da lì. Strepitoso l'intervento del portiere. Una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. Ecco il cambio per provare a rimettere almeno in parità la gara. Cross verso il centro dell'area. Era pressato, ma è riuscito lo stesso a indirizzarla verso la porta. Colpo di testa che non ha inquadrato lo specchio. Bravo il difensore qui. Non lo ha lasciato colpire comodamente.
si affidano a una fitta rete di scambi. Qui però esagerano col tiki-taka. Gran palla questa. Cosa ha sbagliato Stefano? Si starà mangiando le mani, visto che poteva essere il gol del pari. Ha avuto la palla buona, ma non ha saputo sfruttarla. Un cambio che dovrebbe dare nuove energie fisiche e nervose alla squadra per tentare la rimonta. C'era bisogno di una svolta anche a livello tattico. Kramer. E sarà calcio di punizione. E l'arbitro dunque decide di graziarlo, niente cartellino. Ma il prossimo fallo scatterà di certo il cartellino. Cambio importante per controllare, gestire questo risultato. Conclusione potente, ma portiere non ha avuto problemi. Pallone fuori, sarà rimesso dal fondo. Pallone riconquistato agli avversari. Manca poco al termine della gara, partita non è ancora chiusa, vedremo che cosa ci regaleranno questi minuti finali. Perde palla. Vado a bordo campo, allora da Matteo Barzaghi per sapere a questo punto quanto manca alla fine. Li attendono altri 5 minuti di sofferenza, Piero, un gol da difendere con tutte le forze fino al triplice fischio dell'arbitro. Bene così Matteo, se dovessero emergere altri particolari ovviamente chiedici pure la linea. Buono il contrasto, recupera il pallone. Si butta in avanti. Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Ancora 300 secondi da giocare, una vita. Avanza verso la porta. Palla che scheggia la traversa e finisce sul fondo. Giocata di qualità per intercettare il pallone.
Palla rubata in una zona pericolosa. Sono gli ultimi istanti di gara, cercano il gol del pari. Parata eccezionale questa! Occhio al calcio d'angolo che potrebbe fruttare il gol del pari. Occhio al pallone in mezzo. La difesa la meglio e allontana il pallone. Ancora un calcio d'angolo. Occhio al corner. La Coppa Internazionale Europea era un torneo di pre-season, di inizio stagione, ma a giudicare dai festeggiamenti ci tenevano e come a vincere. Spesso si dice che in queste manifestazioni è diventato un conto, no? Ti assicuro che quando scendi in campo non sei disposto a compromessi, punti sempre a vincere. È il momento più bello, è il momento dei giocatori che salgono sul podio, è il momento in cui si riceve il trofeo, è il momento dell'estasi dei tifosi, ci sono i petardi, i fuochi d'artificio, insomma tutto il necessario per festeggiare nel migliore dei modi, Stefano. Beh, sì, faccio anche fatica a sentirti perché il rumore è assordante ed è legittimo per giustificare questa meravigliosa vittoria. È un momento che i calciatori aspettano, che desiderano da quando sono nati, che rappresenta veramente l'apice, il culmine di una carriera, ed è un momento nel quale le nostre parole non contano nulla di fronte alla bellezza delle immagini, alle emozioni, ai sentimenti, all'allegria, all'estasi di questo gruppo di uomini che vince. È il momento della classica foto di gruppo con tutta la squadra e soprattutto con la Coppa. È il momento di sorridere alle tante macchine fotografiche lì davanti a loro. Occhio al pallone.